Maiannello, la CGIL solidale con la protesta dei genitori di Aieta. È una situazione davvero particolare quella che sta avvenendo nel comune montano. Sì, è una situazione che purtroppo accomuna tante realtà dell'entroterra, tutti quei comuni che purtroppo vivono lo spopolamento, vivono condizioni di denatalità e per cui le classi si vanno sempre più restringendo al punto che in molte località le classi vengono accorpate con tutto ciò che comporta rispetto all'apprendimento dei bambini, perché sicuramente non ricevono le attenzioni così nelle altre classi normali. Quindi fanno benissimo i genitori e noi siamo con loro a sostenere il diritto allo studio dei propri figli. Avere mega classi con tanti bambini, con tutto lo sforzo che può esserci da parte degli insegnanti, sicuramente non fa in modo che i bambini ricevano, ripeto, un apprendimento uguale a quello di altre classi. Voi avete ascoltato la voce dei genitori principalmente, e i genitori sono davvero preoccupati. I genitori sono preoccupati, però è da apprezzare la determinazione con cui stanno portando avanti la rivendicazione con la dirigenza scolastica. So che si sono sentiti appunto con la dirigente, si prospettano alcune soluzioni, ma queste soluzioni, per quanto tengano conto dei budget che ci sono a disposizione per la composizione delle classi, quindi per la copertura dei costi del personale e quant'altro, vanno scontrati con quello che deve essere il diritto allo studio dei bambini. Siamo convinti del fatto che oggi soltanto poche ragioni tengono le famiglie nei piccoli paesi. Quando viene a mancare il lavoro e poi vengono a mancare i servizi, è naturale che poi quelle poche famiglie che ancora resistono nei centri montani finiscono poi per spostarsi laddove ricevono servizi migliori e dove trovano anche occasioni di lavoro. Questo processo, diciamo, di migrazione per lavoro, migrazione sanitaria e ora anche migrazione scolastica dovesse avere, diciamo, una piega sempre più acuta, è naturale che i piccoli paesi si troveranno a chiudere. Quindi va difeso il diritto allo studio, vanno difese le comunità, le comunità delle aree interne affinché possano avere i servizi per continuare a rimanere in realtà che peraltro sono bellissime.